Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi voglio parlare insieme a voi e spiegarvi nel dettaglio tutte le novità che sono state inserite in Fortnite con l'arrivo della patch 5.40.1, quella in poche parole che è uscita questa mattina, che ha aggiornato il gioco questa mattina e che ha potuto finalmente usufruirne dalle ore 14. Non è tantissimo, però è giusto che sappiate bene quello che è stato fatto, quello che è stato modificato. Parliamo subito ragazzi della nuova modalità a tempo limitato, la Getaway. Da adesso i giocatori non potranno più atterrare sul furgone senza aver costruito da sotto. Probabilmente prima c'era chi riusciva a vincere le partite utilizzando ad esempio le jump. Da adesso non si può più fare. Hanno abbassato un pochettino il volume della musica della vittoria alla fine della partita, effettivamente ti distruggeva le orecchie. Il gioiello, quindi il backpack a forma di lama, da adesso non apparirà più nelle scorte, quindi penso che si possa avere uno slot disponibile anche se portiamo il lama di diamante. Ci sta. Da adesso hanno tolto il bug dove vedevi il giocatore che penzolava dal centro del furgone quando vincevamo la partita, e hanno anche come si dice, hanno sistemato gli oggetti del giocatore che per fortuna non cadranno più a terra dopo che si è vinta una partita. Insomma, delle risoluzioni a livello grafico. Per quello che riguarda invece le armi, ragazzi, arriva, l'avete già provato in tantissimi, il nuovo fucile d'assalto soppresso, che tutti oramai chiamiamo SCAR silenziato. Ci eravamo andati vicino con le statistiche nel video di questa mattina. Da adesso, ragazzi, sappiamo che il danno di quest'arma è 32 e 33, perché si può trovare nella versione epica e leggendaria. Sappiamo anche che è un'arma che premia tantissimo la precisione, infatti è molto preciso il proiettile, nonostante la distanza non sia proprio così corta. Possiamo sparare anche da un medio raggio, diciamo, con il nuovo fucile soppresso, ci sta veramente tantissimo. Hanno anche aggiunto, ragazzi, una nuova regione di matchmaking per quello che riguarda il sud-est asiatico. Non è che ci interessi a noi, e ai ragazzi, hanno eliminato la Thompson. Arrivederci Thompson, è stato un piacere, mi è piaciuta tantissimo. Vi ricordo che la Thompson è arrivata qualche giorno prima dell'uscita delle skin Noir e Investigatore Privato, la tripletta di skin che erano uscite nella metà barra fine della season numero 4. Modifiche anche per quello che riguarda Salva al Mondo: hanno messo l'orda settimanale numero 6 da appunto questa patch. Da adesso si potrà giocare con una modalità dove schiereremo il nostro forte portatile e cercheremo di appunto killare quanti più abietti possibili. Nuovi eroi anche per Salva al Mondo: il Mythic Outlander hanno inserito, che dovrebbe essere, se non ricordo male, non ce l'ho in mente, il Field Agent Rio, che invece è la skin che abbiamo anche noi nel pass battaglia, l'ultima skin epica che si sblocca nel pass battaglia. Hanno messo Rock come sottoclasse, hanno messo un nuovo perk che si chiama Phase Cannon, praticamente potenzia l'arma a distanza equipaggiata e fa sparare il colpo successivo molto più velocemente nell'arma in cui è equipaggiato. Modifiche anche per quello che riguarda i bug, correzioni se volessimo essere più precisi. Hanno migliorato sempre della roba grafica per quello che riguardava uno sfarfallio nelle skin. Hanno inserito il fucile d'assalto silenziato con un ottimo danno alla testa e infatti anche un'ottima precisione, praticamente zero il rinculo. Spiegano appunto che è dotato di un soppressore per rendere appunto l'arma silenziata. Beh ragazzi, questo era tutto l'update 5.40.1 arrivato su Fortnite. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, un bel pollicione in su e noi ci vediamo stasera alle 7:30. Ciao!